Buonasera, bentrovati. Un posto eccezionale, un posto particolare, quale il Castello Cicala. Volete essere così gentili da raccontare ai nostri lettori di portarci questa atmosfera magica che siete riusciti a creare con questo spettacolo, ma anche con tutti gli altri, e quali sono i prossimi appuntamenti? Io? Certo. Stasera siamo qui al Castello di Cicala per uno degli eventi organizzati dall'Assessorato dei Beni Culturali insieme all'Associazione Culturale Merides, insieme alla Sovrintendenza dei Beni Archeologici di Napoli e alla Fondazione Giordano Bruno. Uno dei tanti eventi promossi proprio in occasione della morte del bimillenario di Ottaviano Augusto. E stasera è stato veramente un grande successo. Abbiamo puntato ad eventi di alto spessore. Stasera si raccontava dei miti di stelle, praticamente, dalle metamorfosi di Ovidio. Abbiamo tantissimi appuntamenti ancora in calendario. Abbiamo visto, assessore, che il calendario è ricco, lungo, molto lunghissimo, ricco. Arriva fino a quasi alla fine di novembre, fine di ottobre. Sì. E il pubblico risponde eccezionalmente e stranamente, ancora in un tempo da spiagge, diciamo che ci siamo ritrovati qua alla visita guidata condotta dal signor Michele Napolitano, che è il presidente dell'associazione Merides. Merides, l'associazione Merides, lo diciamo a caratteri quasi cubitali, perché la vostra disponibilità